Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Come sempre, spazio al tempo e luce sui principali fatti ambientali. Molte sono le notizie che ci attendono quest'oggi anche dal punto di vista meteorologico e poi daremo uno sguardo anche al Natale. Che tempo ci sarà? Iniziamo dal sommario. Una nuova perturbazione atlantica colpirà l'Italia tra domani e venerdì. Neve a quote molto basse al nord, forti venti e mareggiate al sud. Continuerà a fare freddo in pianura padana. Aria molto fredda dalla Russia sfiorerà il nostro paese. Per il giorno di Natale la neve potrebbe tornare a imbiancare il nord Italia, rendendo magica l'atmosfera delle nostre città. Vi sveleremo dove. 56 milioni di euro di provvisionale più 46 ogni mese. E questo il conto salatissimo presentato da Bruxelles per l'incapacità di gestire i rifiuti. Clini, la soluzione è il risanamento di discariche non in regola. Da profezia a psicosi, perché ci facciamo influenzare? Tutti i dettagli di una storia che ha trovato una diffusione tale da riuscire ad alimentare un mercato da miliardi di dollari. Ne parliamo con il professor Lorenzo Montali. Iniziamo subito dalla situazione meteorologica. Le vacanze natalizie si stanno avvicinando, l'Italia si trova in una vera e propria terra di mezzo. Un freezer nell'Europa orientale, temperature più miti invece nell'Europa occidentale. Che cosa ci attende? Colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Matteo Zanetti. Buonasera Matteo. Buonasera Selene, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Esatto, Italia, terra di mezzo tra due grandi figure, il freddo a est e il mite umido atlantico. Diamo un'occhiata a quello che succederà intanto nella giornata di domani con le immagini satellitari. Vedete questa perturbazione ampia presente al largo delle isole britanniche, si sta avvicinando proprio verso la nostra penisola e domani arriverà sul nord Italia portando un peggioramento del tempo. Poi venerdì questa perturbazione scivolerà anche verso il centro e il sud. Abbiamo già parlato del freddo est, ecco qui il responsabile, l'anticiclone russo-siberiano. Pensate che al di sotto le temperature raggiungono i meno 20, meno 25 gradi. C'è la possibilità che questo anticiclone si avvicini al nostro paese, ma ne riparleremo più avanti nella trasmissione. Adesso diamo un'occhiata al tempo proprio nel dettaglio che farà nella giornata di domani. Ecco il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al mattino cieli nuvolosi al nord-ovest, prime piogge in pianura, nevicate a quote collinari, localmente anche in pianura sulla Lombardia e sulla bassa Emilia, ma attenzione che poi questo peggioramento si porterà verso Levante, interesserà nel corso del pomeriggio in serata anche il nord-est, nella notte ancora nevicate fino a quote collinari proprio sul Triveneto, piogge invece in pianura, mentre si farà strada un miglioramento al nord-ovest, questo in serata. Temperature ancora decisamente fredde, però al di sopra dello zero. Parliamo anche dei valori minimi. Siamo già alle regioni centrali, vedete, avremo molte nubi soprattutto nella seconda metà della giornata sulla Toscana, mentre il tempo sarà decisamente migliore e quindi anche in miglioramento rispetto alla giornata di oggi sul versante adriatico, con più sole e temperature fredde al mattino. Nelle zone interne potremo localmente scendere al di sotto dello zero, venti in generale deboli. Andiamo sulle regioni del sud, qui avremo ancora un po' di instabilità per quanto riguarda soprattutto la Puglia nelle prime ore, poi miglioramento del tempo, tanto sole specie sulla Calabria Tirrenica e sulla Campania, venti in generale deboli, temperature stazionarie, quindi anche piuttosto miti durante il giorno. Terminiamo con le isole maggiori, vedete sulla Sardegna molte nubi ma assenza di piogge, sulla Sicilia il tempo sarà in generale bello, specie nel versante meridionale dell'isola dove splenderà il sole e dove le temperature potrebbero raggiungere anche i 16-18 gradi. Temperature importanti grazie al vento di scirocco che provenendo da sud fa innalzare per l'appunto, abbiamo visto 17 gradi nel sud della Sardegna, 16 gradi nel sud della Sicilia, mentre al nord ancora neve a bassa quota. Allora ricolleghiamoci subito con il nostro meteorologo per capire dove ci attendono questi fiocchi di neve, Matteo. Esatto, andiamo proprio nel dettaglio della nevicata che arriverà a partire dal pomeriggio di domani, insisterà fino a venerdì mattina, coinvolgerà gran parte dell'arco alpino, vedete, soprattutto quello estero. Per quanto riguarda l'Italia, avremo nevicate in generale deboli, al più moderate sulle Dolomiti, però vedete, nevicherà veramente in basso, addirittura localmente potrebbe cadere qualche fiocco di neve anche in pianura sulla Lombardia, specie sulle alte pianure e al nord-est, però in generale, ecco, la quota neve sarà sopra i 200-400 metri, 300-500 sulla Lombardia, vedete, fino a fondo valle proprio su tutte le Dolomiti. Parliamo comunque di accumuli modesti, fino a 3-5 centimetri, mentre in pianura, lo ripeto, solo qualche fiocco possibile che non creerà sicuramente disagi alla circolazione e agli abitanti delle grandi città.
iniziamo a guardare insieme le ultime notizie ambientali. Purtroppo non sono buone notizie, perché c'è stato un boom di reati per quanto riguarda l'inquinamento in Italia. Nel corso del 2011 sono state effettuate multe ai trasgressori delle leggi ambientali per un valore complessivo pari a 3 milioni di euro, il 105% in più rispetto al 2010, anno in cui il valore delle contravvenzioni era di circa 1,4 milioni di euro. Questi dati li ha rilevati l'Annuario Statistico Italiano del 2012, che è stato appena pubblicato, nella sezione Ambiente e Territorio, nel quale viene evidenziato anche il 4,8% di arresti su più di 2.000 controlli e persone segnalate. Gli importi dei sequestri, che incidono nel 2011 soprattutto nel settore dell'inquinamento del suolo, con oltre 526 milioni di euro, registrano complessivamente un aumento pari al 58% rispetto all'anno precedente. Le segnalazioni ci arrivano anche dal nostro Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, che è molto preoccupato perché, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'Italia rischia multe pari a centinaia di milioni di euro proprio per la nostra incapacità. Questa è l'accusa dell'Unione Europea alle città italiane, da Roma a Napoli, passando per le 214 discariche non a norma sparse sul nostro territorio. Clini ha ventilato la possibilità di un decreto ad hoc per evitare di pagare queste sanzioni europee. Diversi sono i nodi da risolvere, guardiamoli insieme. Allora, innanzitutto la questione delle discariche che non sono in regola. Sono 214 e Clini vorrebbe risanarle entro il 2013. Questa, tra l'altro, è una condizione necessaria per evitare di pagare un conto salatissimo pari a 56 milioni di euro di provvisionale più 46 milioni ogni 6 mesi. Poi c'è la questione di Napoli, su cui l'Italia rischia 180 milioni di euro di multa. La situazione rifiuti a Roma, ugualmente critica, per cui sono già aperte 2 procedure di infrazione. Tra l'altro, attualmente sia Napoli che Roma spediscono i rifiuti all'estero con costi molto più elevati rispetto allo smaltimento in Italia. Altro problema da risolvere è quello che riguarda la raccolta differenziata, perché si dovrebbe arrivare al 65% in tutti i comuni italiani. La situazione è molto diversificata a partire da nord a sud Italia e questa è l'intenzione di aggiornare la legislazione, inserendo dei vincoli molto severi fino a sanzioni a carico delle amministrazioni locali per far sì che la raccolta differenziata venga effettuata ovunque fino al 65%. Per quanto riguarda le situazioni regionali, andate sul nostro sito internet classmeteo.com, così potete scoprire nella vostra regione se la raccolta differenziata viene effettuata o meno.